Amici viaggiatori e amanti delle isole greche, buongiorno a tutti e calimera. Questa mattina, ragazzi, ci troviamo a Pollonia. Cosa siamo venuti a fare questa mattina a Pollonia? Ve lo dico subito, vi farò vedere dove siamo, quanto pagheremo, la durata del tragitto e, insomma, tutto il viaggio. Ora, questo è il traghetto, si chiama Osia Methodia. Vedete, sta quasi per attraccare, sono le 8:30 in punto. Alle 8:30 parte, c'è un traghetto ogni 2 ore, ok? Quindi avrete la possibilità a tutte le ore del giorno di poter andare a visitare Kivolos. Le procedure di sbarco e tra poco entreremo anche noi qui dentro questa nave. Allora, ok ragazzi, ci andiamo ad accomodare adesso su, dove c'è la vista panoramica migliore. Vedete, questo è il ferry boat Osia Methodia che ci porterà direttamente a Kivolos, ragazzi. Mi ricorda molto il battello che collega Paros con Antiparos. Capitano, adesso tra poco lasceremo l'isola di Minos. Adesso andiamo a pagare. Ragazzi, che spettacolo! Non c'è nessuno, c'è pochissima gente su questo traghetto. È mattina presto, una giornata di inizio ottobre e si sta bene, si sta veramente, veramente bene. Allora, biglietti fatti, ho pagato, vi faccio vedere subito il costo, sono 2,40 € il passeggero, ovvero io, e 1,90 € il veicolo. Ho dovuto imbarcare lo scooter, quindi c'è stato un prezzo aggiuntivo. Ora, non ci resta far altro che cercare un posto a sedere in mezzo a tutti questi sedili vuoti e goderci questo spettacolo. Vedete, il sole sta sorgendo, sono le 8:30 del mattino e partiamo tra pochi minuti. Andiamo a vedere da quest'altra parte. Stiamo per abbandonare il molo, come vedete. Là c'è il mio scooter. Allora, sono le 8:30, vediamo quanto tempo ci metteremo ad arrivare a Kivolos. Adesso mi siedo da qualche parte. E quello è il molo da dove siamo partiti. Vedete, c'è tutta la fila di ristoranti, la spiaggia di Pollonia, la chiesa là in fondo di Agios Nikolaios. Insomma, questa è tutta Pollonia, amici miei. Stiamo per lasciare le coste dell'isola di Minos. Guardate. Vedete che fa il bagno là in fondo, nonostante sia mattina presto. Vi posso assicurare che, nonostante siamo a ottobre, la situazione qui è ancora calda, fa caldo durante il giorno, la gente va ancora a fare il bagno ed è bello. Le isole greche, ragazzi, fino a ottobre, metà ottobre, fine ottobre, ti regalano ancora queste giornate spettacolari dove si può andare a fare il bagno, dove ci si può divertire, ok? Al mare, al sole, è tutta un'altra storia. L'isola di Kivolos, ragazzi, è questa qua davanti a me, è molto vicina, le isole sono separate da poche centinaia di metri, quindi un braccio di mare molto ristretto. Quindi il nostro porto di Psati, ragazzi, non è esattamente dall'altra parte della costa, è là dietro a quel costone. Ora, io non ci sono mai stato, ma a spanne ci vorranno più o meno 25 minuti di traversata. Forse stato qui davanti sarebbe stato molto molto più veloce, però ahimè. Ah ragazzi, mi stavo dimenticando, questa davanti a me chiaramente è Kivolos, questa che vi sto indicando, ma quest'altra isoletta qui di fianco è Poliego, la famosissima Poliego, un'isola vergine, un'isola disabitata, è una delle isole più grosse del Mediterraneo disabitate. Questa è Poliego, qua intorno ce ne sono due disabitate, c'è Poliego e Antimilos. Siamo arrivati finalmente al porto di Psati, stiamo quasi per attraccare, hanno già iniziato con l'abbassare il portellone, prendo lo scooter e arrivo finalmente, insomma, arrivo in terraferma. Eccolo là, quello è il mio scooterino e questo è il porto di Psati, amici miei, il porto di Psati che è la
diciamo la capitale, il capoluogo dell'isola di Kimolos. Ecco qua, il mio scooterino è già pronto e qui stiamo quasi per attraccare. Come vedete, amici miei, ci siamo quasi. Questo è il mio scooterino. Benissimo. Allora ragazzi, la durata del tragitto è stata di 30 minuti, ok? Quindi 8 e mezza, 9. Precisi, precisi. Queste operazioni, queste procedure, queste manovre sono sempre emozionanti da guardare. Ecco qua, finalmente siamo ufficialmente arrivati. Ora, mezzo e andiamo sulla terraferma. Appena si aprirà la catena ci danno il via e andiamo. Eccolo qua amici, adesso appena parcheggiato lo scooter, alcuni stanno ancora scendendo. Vedete, questa è la barca, la Osia Methodia, vedete, leggete là sopra, Osia Methodia. Siamo arrivati finalmente al porto di Kimolos. Durata mezz'ora, costo del biglietto 4,50 euro, solamente perché ho imbarcato il motorino, altrimenti sarebbero stati 1,90 euro, quindi 1,92 euro, adesso non mi ricordo. Comunque siamo intorno a delle cifre veramente esigue, un paio di euro per questa mezz'oretta di trasporto da un'isola all'altra, che comunque la sua distanza in realtà c'era. Un saluto dal porto di Psati, Kimolos.